Bella a tutti ragazzi, io sono Mark dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Meyer in Form, centrocampista tedesco dello Schalke 04, che si è guadagnato questa carta grazie alla doppietta effettuata in campionato contro l'Hoffenheim. Questa carta presenta un 77 di velocità, 70 nel tiro, 74 di passaggio, 85 di dribbling, 32 di difesa e 50 di fisico. In 5 partite mi ha fatto 3 gol e un assist. Andiamo ad analizzare le statistiche in game, nel quale spicca l'83 di controllo palla, l'84 di dribbling, il 92 di agilità, work di salto medio, 3 stelle skill, 4 stelle piede debole. Partiamo dalla velocità. 77 di velocità sulla carta, con un 83 di accelerazione, infatti Meyer ha un ottimo primo passo, ma un 73 di velocità scatto che mi ha creato più di qualche problema. Infatti molto spesso lui partiva bene, però molte volte si faceva recuperare dopo qualche metro, anche perché ha 33 di forza fisica, ma mi è piaciuto perché avendo quel 92 di bilanciamento riesce a tenere qualche contrasto, diciamo. Lui ogni tanto spalla a spalla riesce a non cadere. Poi un 74 di passaggio sulla carta, con 75 di passaggio lungo, 78 di passaggio corto, 78 di visione e 68 di cross. Ecco, i passaggi mi sono piaciuti moltissimo, infatti quei 74 non mi sembrava veritiero, mi sembrava più sull'80, infatti i passaggi mi hanno sbagliati pochissimi, sia di destro che di sinistro, perché le 4 stelle piede debole sono un pro sia per il tiro e sia per il passaggio. Infatti ora parliamo del tiro, che mi è piaciuto, non mi è piaciuto moltissimo, diciamo. Infatti presenta un 70 di valore generale con 71 di tiro a giro, 74 di finalizzazione, 66 nell'long shot, 68 potenza tiro e 78 di piazzamento. Le statistiche che mi sono piaciute di meno sono la finalizzazione. Infatti davanti alla porta mi ha creato qualche problema, come vedrete successivamente dalle clip, anche molti gol, però vabbè, alla fine è un trequartista, ci sta, però non mi è piaciuto. E invece l'altra sono i long shot, lui, ve lo dico ragazzi, non mi ha fatto un gol di long shot, li buttava sempre fuori, solo pochissimi sono nello specchio, infatti mi sembra solo di aver beccato una traversa. L'ultima statistica che analizziamo è il dribbling. Sulla carta presenta un 85, ecco, questo a mio parere è il pro più grande di questo giocatore. Infatti lui riesce a spostare molto velocemente la palla grazie all'83 di controllo palla. Anche però mi è piaciuto molto il dribbling destra e sinistra, anche senza usare le skill, perché le skill sono un contro, ne ha solo 3, e mi è sembrato abbastanza macchinoso nel farle, non era fluido come molti altri giocatori che ho provato. Ecco ragazzi, la recensione è finita, riepiloghiamo pro e contro di questo giocatore. Come pro abbiamo all'accelerazione, dribbling, passaggi e controllo palla. Nel contro vi ho messo la finalizzazione, il tiro dalla distanza e la velocità a scatto. Il voto che ho deciso di dargli è un 7, ma secondo me se volete farvi una Bundesliga ci sono molti altri giocatori più forti di lui, come Götze, De Bruyne o Mkhitaryan. Bene ragazzi, la recensione è terminata. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo nella prossima recensione e ciao a tutti ragazzi!